Dal PNRR arriva un nuovo finanziamento per le scuole di Adrano. A comunicare la notizia è stato il sindaco Fabio Mancuso nel corso di un incontro al terzo circolo didattico San Nicolò Politi. Alla preside Francesca Liotta, agli insegnanti e ai rappresentanti dei genitori degli alunni della scuola del quartiere Cappellone, il primo cittadino ha comunicato che dal PNRR è arrivato il finanziamento di 453.000 euro per la realizzazione della mensa scolastica. Il terzo circolo dunque sarà la prima scuola di Adrano con il tempo pieno per tutti gli alunni con una mensa propria. La mensa diventerà realtà in un nuovo edificio di 270 metri quadrati che verrà costruito su un'area accanto agli uffici della segreteria, una zona attualmente libera dove verrà allestito un cantiere autonomo che quindi consentirà il prosieguo dell'attività scolastica anche durante i lavori. La mensa sarà dotata di locali idonei per la refezione e di apposita cucina e sarà operativa su due turni. L'avvio dei lavori non è imminente, ma ricordiamo che tutti gli interventi finanziati dal PNRR dovranno essere ultimati entro il 2026. Con il sindaco di Adrano presenti questa mattina anche il vice sindaco Agatino Perni, il quale ha sottolineato gli altri interventi dell'amministrazione negli altri istituti scolastici della città e tecnici e funzionari comunali. Un altro successo del PNRR, dopo la zona, la scuola di Patellaro, anche Cappellone attenzionato, è una delle poche scuole in Sicilia. Adrano diventa protagonista in questa azione dell'Agenzia dell'Educazione, scuole, enti locali, parrocchie, oratori tutti insieme per fare crescere bene i nostri bambini. Siamo veramente molto contenti, questa sarà una scuola a tempo pieno, questa sarà una scuola che avrà una mensa moderna, questa sarà una scuola che sarà anche ristrutturata con l'efficientamento energetico, altro 1,2 milioni di euro di finanziamento. Mi pare che il lavoro dell'ingegnere Gorgone, del geometra Stissi, della dottoressa Iacobaci, del dottore Mineri, del vice sindaco, dell'assessore Politi danno grandi risultati. Adrano è protagonista nella spesa che riguarda i fondi del PNRR e delle aree interne. Preside, diciamo subito cosa cambierà per la sua scuola con una nuova mensa scolastica. Beh, questo è un giorno per noi di grande letizia, perché appunto ci sarà un locale che sarà destinato solo a mensa e non un'aula come adesso, quindi questo favorirà enormemente la possibilità per i bambini di usufruire del servizio mensa e speriamo appunto che possa anche incentivare i genitori a iscrivere i loro figli al tempo pieno, perché comunque non sono tantissimi, noi speriamo che diventino veramente tanti. Preside, sorgerà un nuovo edificio per ospitare la mensa, ma non intaccherà l'attività didattica, hanno assicurato i tecnici, quando tutto questo diventerà realtà. Sì, infatti questa è stata la mia prima domanda, perché chiaramente volevo rassicurare innanzitutto i genitori e anche i docenti e tutto il personale. Quindi è importante, visto che abbiamo vissuto un anno di lavori di messa in sicurezza, non ci saranno problemi perché è un edificio a sé stante e quindi non ci sarà interferenza con le attività didattiche.